la fantasia. Fantasia! Sei giunta fin qua giù, portando la magia. La magia! E le tue gran virtù, con la tua allegria. Allegria! E tanta simpatia. Simpatia! Il mondo sognerà. Che torni domani portandoti tanti regali. Già, lo fa ogni volta. Oh. E va bene, andremo da lui. Andremo da chi? Da papà, da chi altrimenti? Ti porterò un bel regalo, ma fa la brava bambina mentre sono lontano. Firmato papà. Doveva tornare a casa almeno una settimana fa. Da queste parti. Arrabacco, ma non c'è nessuno nel villaggio. No, arriva qualcuno. Buongiorno, signori. Scusatemi, io vorrei farvi una domanda. Ma insomma, cosa avete? Ehi! Che gente strana. Io non riesco a capire che cosa abbiano. Già. Ehi, è papà! E guardate, è papà! Papà! Papà, guarda, mi sono Gigi! Ah, tu sei Gigi. Papà, cosa ti è successo? Dovevi tornare a casa una settimana fa, sono venuta a cercarti. Non è successo nulla, io avevo moltissimo da fare, quindi mi sono fermato più del previsto. Va dalla mamma e dille questo. Aspetta, papà! Papà! Dov'è? Capisco dove sia andato. Guarda, è laggiù. Ehi, ma come ha fatto ad arrivarci? Papà, aspetta! È entrato in quel castello! Mi fa venire i brividi! Se
seguitemi. Ma io non ne avrei molta voglia. Che sta succedendo? Molto strano. È chiuso. Aprite, per favore. Chi sei? Che cosa vuoi? Io mi chiamo Gigi e vorrei vedere mio padre. Tuo padre? Qui non c'è tuo padre, vattene. Ma io l'ho visto entrare qui un minuto fa. Qui non è entrato nessuno. Conte. Che cosa volete da me, mocciosi? Lo sapete cosa vogliamo, dovete lasciare il villaggio. E portate via con voi quel demonio. Fate silenzio, o volete che Uramus vada su tutte le furie? Ehi! Insomma, che sta succedendo? Io voglio vedere mio padre. Vattene, tu sei cocciuta. Vattene via, vattene via. Io voglio vedere mio padre. Vattene via, vattene via. Volete aprire il portone? Vattene via, vattene via, vattene via. Io voglio vedere mio padre. Mettetela o sarà peggio per voi tutti. Maledizione, mi sono distorta la caviglia. Mi sono fatto male al braccio. Visto? Ehi! Sei molto cocciuta tu. Io voglio vedere mio padre. Te lo do io. Vi avevo avvertito, adesso sparite. Se Uramus andasse su tutte le furie, voi sareste spacciati. Uramus, rispondimi. Avete capito? Uramus può distruggervi tutti. Uramus? Non vi basta? Dite agli abitanti del villaggio che Uramus li aspetta domani e che portino la sposa. Ecco. Anche tu se ne eravate fatti troppo male. È stata una fortuna. Vi avevo avvertiti di non avvicinarvi al castello, non è così? Sì, è vero, ce lo hai detto, ma noi pensavamo... Uramus protegge il villaggio, ma non vuole essere disturbato. Non è vero, Erika. Non parliamone più, ho un lavoro importante da fare, ora vi lascio. Cos'hai da fare, Erika? Devo cucire un abito da sposa e deve essere pronto per domani. Accidenti, non possiamo fare nulla. Insomma, che sta succedendo? La colpa è tutta del conte. Da quando ha portato quel mostro qui nel villaggio, tutti gli adulti sono diventati suoi schiavi. Tutti gli adulti? Adesso capisco. Il castello e la terra qui attorno appartengono alla famiglia del conte da secoli. L'ultimo discendente della famiglia risiedeva all'estero da molti anni, ma un giorno improvvisamente è ritornato. Voi tutti ascoltatemi, devo riferirvi un messaggio del grande Uramus. Dovete scegliere la ragazza più bella del villaggio che diverrà la sposa del grande Uramus. Fate silenzio, se non esaudite il suo desiderio, le acque del lago diverranno color del sangue e un furioso incendio distruggerà il villaggio. Quella notte una tremenda bufera si abbatté sul villaggio e allora gli adulti vollero cercare una sposa per Uramus. Decisero che la sposa sarebbe stata Erika. A me sembra una storia assurda. Noi abbiamo cercato di impedire questa stupidaggine, ma gli adulti non hanno voluto darci ascolto. La leggenda di Uramus risale a tempi molto antichi, ma in realtà nessuno ci credeva. Adesso, dopo l'arrivo del conte, tutti sono cambiati. Senti, ma questo Uramus esiste veramente? Io non lo so, nessuno lo ha mai visto. Soltanto il conte può parlare con lui. Hai sentito che cos'è che ha detto? Sì, ho sentito. Uramus non può trovarsi sulla terra. Dovrebbe stare a dormire nel palazzo reale. Non sarebbe meglio controllare? D'accordo, controlliamo. Ah,
non c'è, non c'è! Uramus è fuggito! È una cosa tremenda! Che si fa? Che si fa? Oh, è un brutto guaio! Calmati! Oh, che cosa tremenda! Uramus beve sangue umano per acquistare forza! È un mostro orribile! Tu non puoi impedirglielo! No, non posso! Genterà il terrore fra gli uomini! Oh, che disastro! Che catastrofe! Sei un re! Non piangere come un bambino! Ah, siamo rovinati! No, non c'è rimedio! Gigi può intervenire per neutralizzarlo! Gigi, noi contiamo su di te! Uramus, ascoltami! Stanotte arriverà la tua sposa, devi avere solo un po' di pazienza. E tu sei molto felice, anch'io vorrei avere una sposa, ma non potrò mai averla. Per me sarebbe come chiedere la luna. Oh? Oh? Io ti sono amico, ma ho ugualmente paura a guardarti. Che cosa ti prende? Le acque del lago sono diventate color sangue. Allora Uramus si è risvegliato. Che cosa facciamo adesso? Non c'è motivo di aver paura. Uramus aspetta che io diventi sua sposa. Erika, no, non puoi andare. Non posso rifiutarmi, vuole me come sua sposa. No, non andare. È il momento di andare. Aspetta! No, non ti farò andare. Non voglio che tu vada. Perché non volete? Sei sotto l'influenza di uno spirito malvagio. Voi non potete opporvi. Aspettate un istante, volete lasciar fare a me, per favore? Che cosa vuoi fare? Adesso lo vedrete. Avanti! Missione compiuta. Mi dispiace, ma non c'era altro modo. Ehi, venite qui. Piri piri pi, piri piri pa, cara bacchetta, il tuo dovere fa. Dolce sposa, fammi diventare. Troppo bella per quel mostro. Vi ringrazio, troppo buoni. Non ditemi altro o mi commuovo. Adesso basta con gli scherzi. Voi sapete cosa fare dopo che ho tirato fuori il mostro, non è vero? Certamente. Fidati di noi, Gigi! Contaci! Se tutti gli abitanti del villaggio sono sotto l'influenza del mostro, anche papà lo è. Abbiamo portato Erika come tu volevi. Benvenuta al mio castello, cara sposa. Uramus ti aspetta. Fra qualche istante Uramus verrà a conoscerti. Che tipo di uomo è Uramus? Beh, fra poco lo conoscerai e vedrai. Aspetta! Come l'hai chiamato? Chi mi ha chiamato, papà? E dunque, dove eravamo? Oh, ora capisco, non sei Erika. Vedo che mi hai scoperto. Ma ora per catturare Uramus dovrai collaborare con me. Niente da fare. Papà! Svegliati, papà. Ma tu chi sei? Veramente, sono un'amica. Sua moglie è molto in pena e vorrebbe che tornasse a casa immediatamente. Ah, sì, capisco. Ho un lungo lavoro da fare qui e non potrò tornare a casa molto presto. Oh,
E sua moglie è molto in pena. Ehi, non scappare tu! Chi ha ridotto papà in quel modo? Sbrigati a parlare, altrimenti ti darò una lezione come si deve. Che razza di mostro è Uramus? Uramus è una possente creatura che si nutre di sangue umano per diventare più forte ogni giorno, solo che... Che cosa volevi dire? È solo che... ha quasi tutti i denti cariati. Che cosa hai detto? I denti. Uramus voleva farsi curare e... E così ho dovuto far venire un veterinario. Per questo papà è qui. Buongiorno, mio padre, come stai? Ma tu non sei del nostro villaggio? No, veramente. Sei la benvenuta qui, come ti chiami? Ma dimmi, tu non sei il conte del villaggio? Sì, lo sono, veramente, ma tu come mai mi conosci? Io sono arrivato solamente oggi. E tu conosci un essere che si chiama Uramus? Uramus?
Beh, lasciamo perdere. Oramai è solo acqua passata. Bene, bene, Uramus è tornato a dormire e noi possiamo stare tranquilli. Già, finalmente. Bene, possiamo festeggiare. Anche questo è un lieto fine, non ti pare, cara? Abbiamo passato brutti momenti. È colpa nostra se Uramus è riuscito ad allontanarsi dal palazzo. Per fortuna è andata bene, però c'è una cosa che devo dirti. Non riesco a dimenticare Gigi vestita da sposina. Gigi è ancora una bambina. Ma verrà il giorno in cui anche lei sarà una sposina. Ah, sarà bellissima vestita da sposa. Anche tu eri bella vestita di bianco. Però anche oggi io mi domando perché ti abbia sposato. Chissà. Ho visto che nessuno degli abitanti del villaggio si ricorda di Uramus. Neanche papà ricorda nulla. A proposito, dov'è Erika? Eccola là con il cote. Ho l'impressione che Erika si sposerà molto presto. C'è un lieto fine anche per lei. Io forse sono un po' gelosa. Salve. Papà! Ora possiamo andare! Certamente, Gigi, ho fatto tutto quello che dovevo e possiamo tornare a casa. Io ho un papà bravissimo! Ti voglio tanto bene! Ah, grazie. Ma che cosa vorresti da me? Niente! Bene, allora in marcia. Sì! Sei giunta fin qua giù, portando la magia, la magia e le tue gran virtù, con la tua allegria, allegria e tanta simpatia, simpatia il mondo sognerà, principessa Gigi. Con la magia son qua.